Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo dei pagamenti INPS della seconda metà di giugno. Vediamo tutti i dettagli e le date in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Partiamo dalle pensioni anticipate di luglio 2021. Tutti i pensionati titolari di un conto Banco Posto, Poste Pay Evolution oppure di un semplice libretto di risparmio potranno ritirare la pensione di luglio anticipata a giugno a partire dal 25 giugno 2021 seguendo l'ordine alfabetico del cognome, ovvero lettere dalla A alla B, ritiro della pensione il giorno venerdì 25 giugno, lettere dalla C alla D, ritiro della pensione sabato 26 giugno, lettere dalla E alla K, ritiro della pensione lunedì 28 giugno, lettere dalla L alla O, ritiro della pensione martedì 29 giugno, lettere dalla P alla R, ritiro della pensione il giorno mercoledì 30 giugno e infine lettere dalla S alla Z, ritiro della pensione giovedì 1 luglio. Passiamo poi alla NASPI. Avverrà entro 15 giugno il pagamento dell'indennità di disoccupazione NASPI, tuttavia essendo la data variabile in funzione del singolo percettore è opportuno consultare lo stato dei pagamenti all'interno del portale INPS nella sezione prestazione servizi fascicolo previdenziale. Per quanto riguarda il trattamento integrativo NASPI, a decorrere dal 23 giugno l'INPS effettuerà il pagamento del trattamento integrativo per i beneficiari dell'indennità NASPI. La somma è pari a 1.200 euro annui a beneficio dei percettori di redditi non superiore a 28.000 euro annui. Passiamo poi al reddito e alla pensione di cittadinanza di giugno. Entro il 28 giugno arriverà il pagamento delle quote di maggio del reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. La data è valida per coloro che già ricevono il sussidio. Al contrario, per i nuovi percettori che hanno inoltrato la richiesta entro il 31 maggio, l'erogazione della prima tranche arriverà entro il 15 giugno. Passiamo poi al bonus bebè. Entro il 21 giugno l'INPS provvederà al pagamento mensile del bonus bebè o l'assegno di natalità destinato alle famiglie con i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel 2021. Ricordiamo che l'importo della prestazione variabile in funzione dell'ISE. Passiamo poi al reddito di emergenza. A decorrere dal 15 giugno inizieranno i pagamenti INPS del reddito di emergenza prorogato dal decreto sostegni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Per coloro che hanno inoltrato la richiesta entro il 30 aprile scorso, l'erogazione di metà giugno sarà la seconda delle tre previste. Al contrario, per chi ha presentato domanda del REM entro il 31 maggio, quella di giugno sarà la prima tranche. Passiamo poi infine all'indennità una tantum del decreto sostegni. Nel mese di giugno, infatti, continueranno i pagamenti dell'indennità una tantum prevista dal DL sostegni nella misura pari a 2.400 euro a beneficio di particolari categorie di lavoratori colpite dagli effetti economici dell'emergenza da coronavirus. L'erogazione interesserà coloro che hanno presentato per la prima volta domanda di accesso alla prestazione. Saranno esclusi i soggetti già beneficiari del sussidio, come disciplinato dal decreto Ristori, i quali, eccezion fatta per problematiche di istruttorio pagamento, dovrebbero già aver ricevuto le somme direttamente dall'INPS. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.